Buongiorno e benvenuti nell'ultimo video della Via Vandelli. Settima tappa. Odore di casa. Dal Nello Conti al mare a Massa. Vai Nick, timbra! Siamo pronti a partire dal rifugio Nello Conti. Come al solito, qua si sta bene e partire è sempre difficile. Però dai, torniamo a casa. Tra l'altro ci siamo presi anche dei sacchetti da spazzatura. Buon uso farlo. Chiedete chiaramente ai ragazzi che sono qua e potete portarli a valle, così gli date una mano. Siamo fermati qui al bivio con il sentiero 163, che è un sentiero per escursionisti esperti, che incontra tra le altre cose la miniera di ferro che vedete qui al mio fianco. La Tambura in generale è una montagna molto ricca di ferro. Siamo a località Le Teste, a 788 metri sul livello del mare, siamo quasi a Resceto, ma la particolarità di questa località è appunto il nome, che deriva dal fatto che qui venivano appese sui picconi le teste dei briganti, perché la via Vandelli, che si estendeva da Modena a Massa, oltre a essere percorsa da servizi di posta, carrozze, insomma tutto quello che vi può venire in mente, veniva percorsa anche da briganti che attaccavano i viandanti della via Vandelli per derubarli, e quando venivano beccati, per usare un termine tecnico, venivano uccisi, giustiziati, e le loro teste venivano appese qui come monito a chi invece voleva iniziare a fare la vita da criminale. Ci siamo tolti le felpe, adesso iniziamo ad acclimatarci con la temperatura. Noi sapevamo che alla località Le Teste erano state appunto messe delle teste come, diciamo, simbolo, no? Però non le avevamo trovate la scorsa volta che siamo andati in Tambura. Se volete, sul canale chiaramente trovate il video con tordelli annessi. E invece questa volta ci abbiamo fatto caso e abbiamo visto quella cassetta attaccata sopra con i teschi dentro. Molto particolare. Scendere da questi tornanti è sempre speciale. Non importa quante volte li abbiamo percorsi, si respira semplicemente un'aria diversa. Percorrere la stessa strada costruita nel 1752 da Domenico Vandelli, pensando a tutta la storia che ha calpestato questo selciato, rende il cammino un'esperienza dolce e riappacificante con la natura. Questo tratto infatti è quello che si è mantenuto meglio in tutti i 170 km. Sarebbe dovuto essere uno dei momenti più belli della settimana per me. Peccato che il mio ginocchio sinistro abbia deciso di andare in ferie lasciandomi zoppicante e dolorante. Ma sicuro Mauro si è divertito a prendermi in giro. Nick, che attacchi gli sticker, dove siamo? Siamo a Ca' del Fondo, siamo a pochissimi passi dal paese di Resceto e questa era una stazione di riposo, cambio cavalli, chiamatela come volete, concepita da Domenico Vandelli. Nel corso è diventata poi anche un centro di smistamento per il servizio di posta, che è diventato subito attivo sulla via Vandelli fin dal primo anno del suo concepimento. Quindi è un punto di snodo prima di arrivare a Massa. Tra l'altro proprio da qui, dalla Ca' del Fondo, partono diverse vie edilizia che arrivano alle cave qui nella zona, e da qui arrivava anche la rievocazione storica della lizzatura, che è stata fatta di nuovo dopo una pausa di diversi anni nel luglio del 2022. Siamo arrivati a Resceto praticamente, siamo qua di fianco alla piazzola dell'elicottero. E cosa più importante, siamo di fianco alla targa che ricorda la Via del Sale. Via del Sale che adesso, quando entreremo a Resceto, ci verrà raccontata e ci verrà spiegata ancora meglio da Angela Maria Fruzzetti, una giornalista che ha speso veramente tanto tempo per studiare e per promuovere appunto la Via del Sale. Quindi adesso scendiamo, che non vediamo l'ora di incontrarla. Tra le tante cose a cui ha dato vita la via Vandelli c'è Resceto, primo paese che si incontra prima di arrivare a Massa. Sviluppatosi dopo la costruzione della strada, Resceto è sempre stato paese di cavatori e pastori. Ancora oggi non è difficile incontrare il giovane pastore del paese con le sue pecore al pascolo lungo i tornanti. Siamo qui in piazza Resceto con Angela Maria Fruzzetti, giornalista della Nazione,
e autrice anche di libri sulla Via del Sale, la resistenza e il ruolo delle donne della resistenza in generale. Allora, passando in Garfagnana e anche poi qui a Resceto, abbiamo notato l'importanza che ha la Via del Sale per non solo per la Via Mandelli, ma per le popolazioni qui circostanti. E insomma, cosa hai capito tu studiandola? Cioè, che valore ha la Via del Sale? Prima di tutto, cos'era? Cosa serviva? Allora, io vi ringrazio. Grazie a te. Ora, io della Via Mandelli e della Tambura ho un fascino particolare, anche perché poi mi ritrovo sempre a scrivere Tambura come se fosse una cosa familiare. Certo. Diciamo che la Mandelli non si adattava più a quello... Al trasporto, perché comunque, sì, soprattutto nel nostro versante, la ripidità non consentiva né, certo, di essere carrozzabile né di realizzare il loro scopo. Però diventò di essenziale importanza durante la Seconda Guerra Mondiale, perché fu ripresa proprio dalle donne, dalle nostre donne, donne e ragazzi. Io nel tempo ho raccolto molte testimonianze di queste donne, chiaramente di una certa età, ma che all'epoca erano ragazze, che avevano 14-15 anni. Mia madre è una di quelle che fece la Mandelli non so quante volte, perché immaginate che si fermavano per un giorno, due giorni a casa e poi dopo riprendevano la strada per andare oltre l'Appennino. Chiaramente ora io sono di Forno, quindi la storia di Forno è legata non tanto al sale quanto alla biancheria, come in tante altre località, mentre invece le donne del piano che abitavano magari in massa quelle zone utilizzavano soprattutto il sale, la merce, certo, di scambio era il sale principale. Forno era molto ricco di biancheria, perché le fanciulle avevano lavorato alla filanda, quindi trovando la filanda erano riuscite a procurarsi del corredo, quello che gli consentì di scambiarlo con la farina. Forno c'ha anche un altro sentiero a monte, che magari in minor tempo consentiva di raggiungere l'altra parte dell'Appennino, però in molte preferivano la Tambura, perché comunque la Tambura era molto praticata, si trovavano in compagnia con altre ragazze, e purtroppo c'era la neve, perché fu l'inverno terribile del 44-45, in questo pellegrinaggio delle donne iniziò proprio a settembre, dopo le terribili stragi che insanguinarono il nostro territorio, la lunga estate di sangue che investì il nostro territorio, come racconta una donna che dice: a un certo punto nemmeno l'erba era più buona, perché aveva il sapore amaro della polvere da spare. Questa era la sua dichiarazione. E quindi l'unica alternativa era andare per la Mandelli e cercare la farina, perché altrimenti la popolazione sarebbe morta di fame, perché non c'era più niente. Anche quelle persone che avevano disponibilità economica non riuscivano a trovare, non potevano fare niente, non c'era altro che prendere la via. C'era proprio la possibilità. Quindi queste persone, queste ragazze che di mattina presto, quando c'erano ancora le stelle, si alzavano e con una bisaccia la mettevano dentro un po' di un castagnaccio, perché non c'era altro, fatto appunto con questa farina, che riuscivano a recuperare, e si inoltravano per queste montagne. Ci sono tanti ricordi, tante narrazioni. L'Arcangela è una signora che mi spiegò cosa indossavano in piedi mentre andavano su per la Mandelli. E mi spiegò che utilizzavano appunto dei calzerotti di lana, dei cavatori, mettevano sotto un po' di gomma tolta dalle gomme delle biciclette per proteggersi, certo, mettevano degli stracci, poi per ultimo mettevano una suola di feltro. Sapete che noi abbiamo avuto anche la tradizione dei cappelli nel 600, sì, quindi erano molto in uso questi cappelli e servirono proprio per essere ritagliati poi e fare questa suola di feltro, perché con il feltro non scivolavano sulla neve, gli consentiva di fare attrito e non scivolavano. E mia madre ha confermato, perché lei era una che insomma all'epoca poteva permettersi anche le scarpe, però dice che arrivata a un certo punto della Tambura le scarpe dovevano toglierle, perché altrimenti c'era il rischio di precipitare. Ho iniziato con le donne, a dare voce alle donne, perché le donne erano taciute. La prima cosa che ho scritto sulle donne è stata la ricostruzione dell'eccidio di Forno, della giornata dell'eccidio di Forno.
dovevo cercare le donne e capire dove erano quel giorno, cosa facevano, come hanno vissuto quella giornata. Quindi la guerra raccontata dalle donne, che è una cosa totalmente diversa, perché mentre nel racconto maschile prevale la battaglia, prevale quanti morti sono stati, quanti attentati, quante, cioè numericamente, no? Sì, distante, certo, era. Nei racconti delle donne no, nei racconti delle donne c'è l'umanità, perché una di loro mi ha detto ma noi come facciamo a volere la guerra quando sono i nostri figli che vanno? Una donna non può volere la guerra, quindi c'è un inno di pace. Nelle interviste delle donne c'è questo forte messaggio di pace, il pensare che proprio l'accanimento sia stato proprio sulle donne, veramente fa ribrezzo. Se pensiamo Vinca, Sant'Anna di Stazzema, proprio accanirsi contro la popolazione civile, contro quelle persone inermi. Io vi ringrazio e, insomma, a te, e vi faccio omaggio, poi insomma ve li scambierete. Io sono un po' un anello di congiunzione, esatto, sì, no? sono tra la generazione passata e quella che verrà, e quindi il mio è un compito importante, esatto, e molto mi importante. Sento proprio in dovere molto di farlo, esatto. E lo faccio con tutto il cuore. E noi ti ringraziamo anche per questo. Grazie a voi. Grazie mille. Recentemente un tratto originale di via Vandelli è stato recuperato tra Rescedo e Gronda, risparmiando agli escursionisti un po' di asfalto. Ma noi abbiamo approfittato della gentilezza di Angela Maria per arrivare fino a Canevara e recuperare un po' di tempo. Siamo a Canevara e ringraziamo ancora una volta Angela Maria Fruzzetti per le bellissime parole, per la testimonianza, per i libri e comunque passaggio anche tanto per il passaggio a Canevara. Questo ci ha risparmiato parecchia strada e parecchia fatica, quindi non manca molto in realtà arrivare a casa. Abbiamo iniziato il percorso del viottolo delle miniere passando per il paese di Canevara. Ora c'è un passaggio per cui sembra di entrare in casa di qualcuno, però per fortuna ci sono anche dei cartelli che indicano comunque la strada. A destra si sale verso la Vacchia, a sinistra invece si appunto si prende il viottolo delle miniere. Il viottolo delle miniere è un sentiero comunque che merita tutta la sua attenzione, anche se si è stanchi magari perché si è quasi arrivati in città, non bisogna lasciarsi andare perché comunque ci sono diversi punti in cui bisogna prestare attenzione, ci sono sempre corde o catene di supporto. Nick! La vedi casa? La vedo. Siamo entrati a Castagnetola, una delle località di Massa, famosa tra l'altro per i limoni. Manca veramente poco, adesso scendiamo, troviamo Borgo del Ponte, che è la località, il quartiere più storico di Massa. Borgo del Ponte, proprio perché c'è il ponte che passa sopra il fiume Frigido. A Borgo del Ponte, oltre a camminare sulla via Vandelli, camminiamo anche sulla Francigena, che dal ponte appunto abbiamo intrapreso. Tra l'altro a Borgo del Ponte c'è anche l'origine della famiglia di Nick. Siamo ufficialmente entrati a Massa. Eccoci davanti al Duomo intitolato a San Francesco e a San Pietro. A scoprire Palazzo Rosso, l'ultimo palazzo ducale che ci mancava. Nick, siamo duchi!
Adesso prendiamo qualcosa da mangiare prima di farci gli ultimi 6 km che porteranno al mare. È difficile spiegare cosa si provi al termine di un cammino. Sicuramente tutta la stanchezza accumulata ti convince a fermarti, ma ben presto lascia spazio ad un senso di nostalgia dove anche la fatica ti manca un po'. Ti manca alzarti al mattino sapendo che stai vivendo un'avventura che è solo tua. Ti manca studiare il sentiero per sapere dove fermarti a comprare da mangiare o rifornirti d'acqua. Ti manca arrivare la sera distrutto e con la lingua a terra nella struttura che ti ospiterà per la notte. Ti manca dormire ogni sera in un letto diverso, al fianco del tuo compagno di viaggio, e ti mancano le persone che incontri lungo la strada. La cosa che amo del camminare è quella strana sensazione che ti solleva dal tempo, che ti lascia lì da solo in balia dei tuoi pensieri. Si amplificano i sensi e vivi più appieno la relazione con il tuo corpo e ciò che ti circonda. Diventi un tutt'uno con chi ti sta a fianco e condividi le gioie e le difficoltà, il dolore e le risate. Il cammino dilata il tempo e lo spazio, amplifica le emozioni e i rapporti personali, ti mette a nudo e ti fa riflettere. Che sia forse questo il senso di questa avventura? È passato un po' di tempo da quando siamo arrivati qua alla fine della nostra via Vandelli. Con questo video si chiudono i vlog della nostra via, però assolutamente non si chiuderà il progetto sulla via Vandelli, perché abbiamo intenzione di portarlo avanti con una serie di approfondimenti e ci piacerebbe farlo coinvolgendo il più possibile anche voi con i vostri dubbi, delle vostre domande, idee, certo, tutto quello che vi viene in mente. Vogliamo provare a coinvolgervi. Fateci sapere nei commenti, sui social, cercate in descrizione, trovate il link alle nostre pagine, contattateci, perché abbiamo in serbo ancora diverse cose, diversi progetti su questa strada, che è un qualcosa di veramente grande, che merita di essere approfondito, e tanti bei discorsi. Esatto, sarebbe bello anche riuscire a fare qualcosa off screen. Off screen, sì, tutti insieme. Come si dice, tutti insieme. Con i fan. e raccontarci un po' questa esperienza, magari anche con altri due che l'hanno fatta, per scambiarci delle opinioni e insomma delle cose del cammino. Quindi nulla, vi invitiamo ancora a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace a questo video, a commentare qui sotto, fatevi sentire, e scriveteci sui social in privato per chi ha il numero. Esatto. E niente, tanto sono quelli che li ci la prossima settimana la prossima settimana ricominciano i video sulle Alpi Apuane, e quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao.